Ben trovato. È bello però, è bello. È bello trovarsi qui oggi, è una giornata meravigliosa, in un campo che ti fa venire i brividi. La bellezza del posto, ma soprattutto la bellezza di un ricordo fantastico per tutti i tifosi della Viola e non solo, credo anche per coloro che sono stati in città e hanno potuto vedere le gesta lì al di là dell'oceano di questo grand'uomo. Il messaggio è che questa situazione così bella, il parco giochi, possa durare nel tempo, e la domanda ci c'è un po' tutti. Lo dicevo prima insieme a Luigi, che è molto più giovane di tutti e due, l'auspicio di diventare nonni giocando qui. Sì, questo è l'auspicio. Chiaramente noi facciamo parte del sistema basket e vigileremo anche su questo. Saremo attenti, saremo presenti e facciamo un invito alla città a collaborare affinché questo gelo rimanga. E invitiamo le istituzioni a fare in fretta come ha fatto per questo. Sì. Per altre situazioni che vedono purtroppo il basket sofferente. Abbiamo le strutture che non sono pronte, abbiamo un campionato che è alla porta, le società investono, le società danno tanto, però le istituzioni a volte ritardano. Quando devono fare delle manifestazioni del genere, però mi sono reso conto che sono pronti, determinati, altrettanto non lo sono, però devo dire per altre situazioni. E speriamo che insomma arrivino risposte immediate, perché siete già in preparazione. Le prime impressioni per questo gruppo, visto che già un gruppo abbastanza affiatato? Beh, è un gruppo affiatato, un gruppo che è stato scelto rispetto a determinate caratteristiche, non solo di gioco ma anche di comportamento in campo, che abbiamo potuto avere nelle precedenti stagioni. Sì, è un gruppo che mi piace, che comincia a piacere, è un gruppo che credo, come ho detto, ci porterà in alto.